Portando la fede in prima linea all'apostolato militare internazionale, sostiene il personale militare cattolico in tutto il mondo. Fondato 60 anni fa per promuovere la riconciliazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'apostolato rimane un faro costante di speranza e di guida. L'ammiraglio Matthew Borsbaum guida l'apostolato militare internazionale con una grande esperienza militare e una profonda fede cattolica, portando avanti fedelmente la missione dell'organizzazione. We deliver strategic advice on the big questions. Forniamo consulenza strategica sulle grandi questioni, le domande sulla guerra giusta, sull'etica nel settore militare, ad esempio sui sistemi d'arma autonomi e letali, sui robot assassini e sull'intelligenza artificiale. Queste sono le grandi questioni. A livello strategico, in realtà, questi sono i due pilastri, i singoli militari cattolici e il livello di consulenza strategica. Per rimanere connessi e nutriti spiritualmente, l'apostolato ha sviluppato la app Catholic Military Connect. Questo strumento offre preghiere, testimonianze, risposte a domande relative alla fede. Abbiamo costruito quest'app che contiene ad esempio le domande dirette, quelle fondamentali e le risposte brevi. Ma oltre alle risposte brevi, se si fa clic su di esse, si ottengono risposte più elaborate e poi se si fa clic su di esse, si ottiene il quadro dell'insegnamento sociale cattolico, ma questo è spesso troppo accademico per i comuni militari. E oltre a questo, ci siamo detti che i giovani militari sono alla ricerca di idoli, quindi o icone o influencer. Quindi chi fa parte della Chiesa Cattolica è un influencer. I santi, abbiamo scelto santi militari come Francesco d'Assisi e Giovanna d'Arco come, per così dire, le donne soldato. E questo era qualcosa che facevamo in molti casi. Potreste essere su una nave da missione o con l'aeronautica o con l'esercito in un altro paese e non sempre i cappellani sono con voi. Uno spera sempre che ci possano essere, così si può andare da loro. E se hanno, per esempio, una messa o altro, spesso non ci sono. Quindi nell'app forniamo materiale per riflettere. Ci sono le preghiere del giorno. Abbiamo anche preghiere per i militari, specificamente per i militari, per darvi un esempio di preghiera anche per il nemico. Sapete, si potrebbe dire è molto strano perché stiamo combattendo il nemico, ma sono fratelli e sorelle, del popolo di Dio nel mondo. Of the worldwide people of God. L'app dell'apostolato militare continua a crescere con risorse tradotte in più lingue e iniziative che affrontano conflitti come la guerra in Ucraina. What we do for the Ukrainians was to translate the app in. Per gli ucraini abbiamo tradotto l'app in lingua ucraina. Ora è stata lanciata anche per loro. E stiamo anche avviando dei programmi per vedere se possiamo aiutarli a gestire il danno morale. To deal with moral injury. Con l'app Catholic Military Connect e le conferenze annuali, l'AMI si pone come pilastro di sostegno per il personale militare cattolico, guidandolo attraverso le sfide della vita militare con fede e resilienza. L'Apostolato Militare Internazionale organizza conferenze annuali che affrontano le sfide uniche della vita militare. L'evento di quest'anno in Kenya si concentrerà sull'impatto del servizio militare sulle famiglie.